di mare, con l'amore io voglio giocare. Forza solo dal momento che credo al sentimento e penso, scusate, un pezzo di vena artistica. Scusate, ma stamani sono sorti. Si vede la tinta labbra, sì. Allora, che vi racconto? Vedete dal parcheggio, è tutto pieno, cazzarola. Dove si mette la macchina? Io faccio il giro, la metto di là. Via, 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 tira via, su, passa. Lì ce l'avrei paura, c'è un tombino. Via, su, madonna mia. Ma ci vai a cacare, l'hai trovato il posto giusto. Prima mette la freccia da una parte, poi la rigira da quell'altra. Ah, era a noi. Io metto qui, vado subito qui. Il ricordo di te per sempre, per tutto quanto. Oddio, io mi innamorerò di te. Da, da, da. Mi hai raccontato che io sono una baglioniana. Avrò assistito non so quanti suoi concerti, una volta l'ho anche toccato, l'ho abbracciato. Non sono mai riuscita a farmi fare una foto insieme a lui. Dovrò rimediare. Ora sta facendo, ora quest'anno farà i concerti per i 50 anni della sua carriera a prima, no, a fine, a settembre-ottobre. Sì, un attimo. E poi farà Sanremo, naturalmente. Non sarà, sarà un Sanremo meraviglioso, meglio degli altri di tutti, perché lui si intende di canzoni. E niente, ho girato per caso perché volevo guardare una, cioè sentire la radio e ho trovato Baglioni, mi sono fermata. Comunque io, non ci fate caso perché io quando sento Baglioni divento matta. Deluderò qualcuna di voi, mi dispiace, mi piace anche Vasco Rossi, mi piace anche Jovanotti, mi piace anche altri cantanti, però Baglioni è quello che ho nel cuore da quando ero, cioè è il cantante della mia gioventù, di quando ero una ragazzina. E lui è più grande di me, però io l'ho sempre avuto nel cuore. Va bene, dai ragazze, io presto che tardi che sono andata a giro, ma ho perso un sacco di tempo. Oggi è il 30 di novembre e da domani voglio mettervi un video al giorno, quindi ho cominciato, mi sono anticipata facendo questo vlog. Lo sta dicendo anche lui che... Ma non vi prometto un video al giorno, magari un giorno sì, un giorno no, però ci provo. Comunque intanto mi sto anticipando, girando appunto questo vlog, così, che vi piacciono tanto, così. Guardate sto pallo, via, vado a far mangiare, via. Ok, dai. Ico, vieni. Ma che c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è con lo cicino? Cosa c'è con lo cicino? Madonna, santissima! Cosa c'è con lo cicino? Oh, cosa c'è? Cosa c'è? Sempre arrabbiato, c'è? Diglielo! Sei sempre arrabbiato? Ciao! Ma guardate che baffoli lunghi che mi sono venuti! Mau! Non c'è! Che cosa c'è? Cosa c'è? Ma sembri disperato! Ma che vuoi? Ma non mi fa nulla poi! Ah, guarda, ma io non mi voglio! Non vuole sta in collo! Cioè, via, ti lascio! Non vuole sta in collo! Ho pelato tutto! Allora ragazze, sono rimasta sola, sono andati tutti via al lavoro, hanno mangiato, io sono qui che ho quasi fatto le faccende, cioè quasi... No, quasi, sono da finire di farle, ecco, diciamo così, col dito preciso, eh.
scusate, ma non riesco. Ragazzi, mi sono messa a rispondere a tutti i vostri commenti sotto ai video. È un lavorone perché sono rimasta indietro, porca miseria. Scusate il dito. Oh, quando lo prendo da questa parte... Aspettate un attimo. Oh, c'ho il bastoncino, lo piglio mai, mi scordo sempre. Ho sentito dei movimenti strani. Cioè, la televisione è tutta spostata, no? Guardate, eh. Qualche volta me la tira in terra. No, perché lui non è onesto. Lui è andato qua dietro, guardate, c'è tutti i peli. Però non c'è rimasto, da dove è andato? Che va a cercare? Vuole entrare dentro l'armadio, ma io mi fa di tutti i colori. Chicco, ma dove sei? Dove ti sei filato? Beh, sei andato giù. Sei giù? Beh, sei andato giù. Che io mentre ero al computer sentivo un casino. Oh, un attimo. Mi vado a levare i denti, ragazze. Sono da farne mille. Ci mancavano anche i vlogmas. Ma davvero, mi garba farli, eh. L'anno scorso mi sono divertita un casino. Non nego che è un lavorone di quelli grossi. Mi sono anticipata a farlo. Che quindi ce la farò a metterlo domani, che è il primo. Gli altri... andranno online sicuramente la sera sul tardino. Ora dove mi metto? Oh! State... Finisco di rispondere a questo. Io farò... Piccolino. Allora, ragazze, mi sentiate, ho le cuffie. Sono a letto, è tardissimo. E ormai questo vlog è... Farò tutto un vlog domani, appiccicherò quello di domani, che domani è il primo, quindi sarà il primo vlogmas. E niente, ci si vede domani, così si apre la prima casella del calendario dell'avvento di Makeup Revolution. E niente, c'è questo ciccolino qui che vi dà la buonanotte. Amore, cosa c'è? Buongiorno bimbe, oggi è il primo dicembre e... apro la prima casella del calendario dell'avvento di Makeup Revolution, quindi andiamo a vedere. Numero 1. Ragazze, come inizio non c'è male, guardate che rossettino color nude che abbiamo trovato. Bene, vedrò l'ora adesso a domani. Ho detto che non vedo l'ora adesso a domani, anche perché questo qui è molto bellino come rossettino tutto quanto, poi non è neanche una mini taglia, è proprio la taglia normale, solo che ragazze il colore fa un po' cacare. Dai, non voglio essere criticona, però a me questo colore qui mi sbatte, proprio mi sbatte, guardate come mi sta male questo colore, che poi... Questo è il packaging, dal vivo, guardate, ma come si vede sulle labbra a me sto colore proprio? Cioè, no, proprio non mi piace questo colore. Mi spiace, ma come regalo era carino, l'idea era carina, ma col colore non ci siamo proprio, eh. Fa freddo, ragazze! Ci rio questo cacchio di argicristaccio! Si può dire, è una bestemmia, no, allora faccio bim. Basta! Questa macchina del cacchio, ma perché non ho preso la mini anch'io? Sono un po' rincoglio. C'avrei la mini che mi figlio dal letto. Mia mamma sempre la panda. Cioè, non è tanto vecchia, è una panda del 2009, però lei la tiene. Non ci guardo io, c'ha tutti i tagicristalli che fanno un casino. Chicco. Ora forse se piove. Sentite. C'è quello davanti che mi sta guardando. Dice, ma quella lì con chi parla? Mi sta guardando dallo specchietto. Allora, che vi dicevo? Ah, e poi c'è il mio figliolo che c'ha la mini. Quando non va a lavorare, che magari è a letto lui, no?
La prendo io, tanto per andare a fare dei giretti fra di qui. Così non sono a piedi. Che se no sarei anche a piedi. Va bene, comunque sto andando in posta. E ora sto un po' zitta perché mi guardano. Semaforo è verde, stanno tutti lì a baloccare. Andiamo! Io non lo so. Ma guarda! Cioè, qui è peggio delle lumache! Avanti che si muovino, mamma mia! Ma tornano tutti, eh! Oh ragazzo, mi fanno cazzare queste cose! Cioè, gente passa col rosso, quando è verde si fermano. Cioè, vanno all'incontrario, io. Vediamo un po' quanta gente c'è, eh! Perché io sono anche a tornarci dopo, c'è 100.000 persone. Che dici, oggi è il primo! Scherzate, eh? No, no, io ci torno dopo, eh. Ma scherza, ma scherzano davvero. No, 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 no. Torno dopo. Davvero è un'impresa andare a giro con la macchina, poi specialmente in questi tempi, tra la gente rincoglionita che c'è in giro. Mi sono messa la tinta di Maybelline Lover, 15 Lover. Quanto è bella sta tinta, ma poi quello che ha di bello è che non va via, ma neanche con lo spirito, roba. No, davvero, come mai? Forse sarà perché oggi è il primo di dicembre, ma c'è centinaia di persone in giro. Pure è sempre venerdì, un giorno lavorativo, ma non vi dico la gente che c'è da tutte le parti, alle poste, al supermercato. Boh, cioè non sembra un giorno normale della settimana, anche se è venerdì, però forse perché è primo dicembre, non lo so, si sono svegliati tutti a fare l'acquisto, i natalizi. Boh. Meno male poi dire non c'è soldi, eh. Ragazzi, appena tornata a casa ho ricevuto la risposta della biopsia che feci 15 giorni fa al seno e purtroppo non è molto, diciamo che non è proprio una cosa maligna, ma è una cosa maligna incerta, e quindi devo fare un'altra biopsia chirurgica stavolta, quindi non sono molto dell'umore di vloggare, quindi chiudo qui questo vlog. È andata così, purtroppo questo dicembre, primo dicembre, è cominciato non bene per me, perlomeno. Spero che si risolva tutto e vabbè, vi do appuntamento al prossimo vlog, spero di riuscire a farne altri, di avere la voglia e un po' l'umore un po' più alto nei prossimi giorni. Vi saluto, un bacione a tutte.